Questa è un'iniziativa di confronto nazionale sull'emergenza abitativa. Il Comune di Napoli, insieme con altri comuni italiani che partecipano a questo movimento che abbiamo chiamato Alleanza Municipalista, sta avanzando una serie di proposte al governo e soprattutto si propone di offrire, come oggi, uno spazio di elaborazione su questo tema che riguarda molte necessità, molte questioni, molte dimensioni, anche ovviamente i quartieri della città centrale come i quartieri della città moderna nell'area nord-orientale. C'è una varietà di questioni che noi abbiamo cercato di abbracciare stamattina con questa iniziativa. Nel pomeriggio c'è un momento importante di confronto che è la tavola rotonda dei sindaci italiani su questa questione, e da questa iniziativa di oggi, come è già successo nella precedente iniziativa organizzata dal Comune di Bologna e ancora prima dal Comune di Milano, con un documento ancora più perfezionato e ancora più elaborato di proposta al governo su questi temi. Il nostro problema a Napoli non è solo il bisogno di nuove case, ma anche regolarizzare le situazioni esistenti. C'è troppa morosità, troppo abusivismo. Le leggi attuali sono molto rigide e quindi non consentono nessuna conciliazione e mediazione sul passato, e le rate di recupero sono poche. Quindi l'intervento che noi chiediamo al Governo e al Parlamento è una norma che ci consenta di poter gestire il recupero delle risorse delle rateizzazioni passate e di avere una possibilità di conciliare e mediare attraverso soluzioni che siano condivise dagli inquilini. Questo è il presupposto per poter anche avviare un processo di vendita e di cessione agli inquilini del grande patrimonio immobiliare pubblico.